Vedete, c'è un aspetto che si occupa della musica a cui appartengo, quella definita classica, nel modo più bello, cioè che ci accompagna sempre, che è la musica, quella che trascende. Mi parla un bambino che da quando aveva 4 anni era abituato a essere europeo. Perché? È facile, perché noi che dedichiamo la nostra vita alla musica sin da piccoli, frequentiamo germano-austriaci Beethoven o francesi Debussy o tedeschi Brahms, Mendelssohn, vedete, non c'è un confine. La musica non è solo un linguaggio, la musica è una forma di trascendenza ed è la nostra vera e propria radice di europei, dal mio punto di vista, ed è la musica, ed è quella che fa eliminare ogni confine e viene considerata anche la cultura europea negli altri paesi del mondo, in più in un altro modo. Ogni tanto, e questo forse chiedo anche un appello, di lavorare ancora di più, come fece una persona di cui oggi era nato oggi, si chiamava Claudio Abbado. Sì, per favore. 40 anni fa inventò l'orchestra dei giovani della loro comunità europea. Da lui imparammo che appunto eravamo tutti un'orchestra. L'Europa è un'orchestra a cui rivolgersi. E queste radici che vi dicevo, le radici non sono un perno che va dentro, ma sono degli altri rami più profondi. Allora, ce l'abbiamo portata di mano, anche perché non smetterò mai di dirlo. Questo è il luogo dove appunto si chiama Parlamento, ma la musica ci insegna la cosa più importante, ad ascoltare e ad ascoltarci. Un grande musicista non è chi suona più forte, ma chi ascolta più l'altro, e da lì i problemi divengono opportunità. Ecco.